poi ci sentiremo anche telefonicamente perché abbiamo il nostro gioco telefonico, stanno arrivando tanti altri ospiti. Intanto però scusate, con lui un campione. Ieri ci sono stata anche allo stadio, quindi un campione vero gli ho detto. Non solo quelli che si vedono in campo, 22 presenze in nazionale, 8 reti e un grande rimpianto, una broncopolmonite. E hai dovuto rinunciare ai mondiali del 98. Quando tu hai scoperto di avere la broncopolmonite, scusami, un ragazzo bello, hai tante come te, hai detto, ma che è? Chi me l'ha gufata? È possibile. Ecco, vedi che ci credono. Eri più argento un tempo, argento. Sì, avevo qualche capello in più nero. Adesso sono praticamente quasi tutti bianchi. Beh, però grazie a questa cosa ti hanno chiamato a un certo punto così. Eh sì, penna bianca. O anche, scusa, visto che hai giocato anche all'estero, e infatti Silver Fox, ma quante ne sai con Silver Fox? Devi sapere che questo ragazzo non sa niente di calcio. Nulla. E lo stiamo, capito? Educando. Ti vediamo con tutte le tue maglie. La preferita qual è stata? Si può dire un calcio, non lo so. Juventus. Certo che capiti oggi. Dopo Roma Juve di ieri sera. Com'è andata a finire la partita ieri sera? Scusami, visto che sei tornato. Purtroppo è andata a finire 2-1. Com'è stata la partita? L'hai vista? È una bellissima partita, purtroppo segnata dagli infortuni di due grandi campioni, Zaniolo e Demiral, però... È un problema per Zaniolo perché non pare che non possa fare gli europei, quindi è un problema per noi italiani. Sì. Al di là della Roma, scusaci. No, ma credo che sia stato brutto quello che è capitato ieri sera a Zaniolo e a Demiral, perché oggi il calcio è diventato veramente... dove ci vuole veramente tanta forza fisica e ci sono tantissime partite e questi giocatori sono messi veramente sempre sotto pressione a livello fisico e sono stati due incidenti che onestamente anche molto strani, perché Zaniolo da solo per cercare di... Ma non si è capito, l'abbiamo visto tante volte anche in video. Per cercare di dribblare e si è fatto male, forse non so se sono rimasti piantati i tacchetti sul terreno. E Demiral, saltando di testa, è ricaduto male e ha avuto una distorsione al ginocchio, ricadendo sul piede d'appoggio con tutto il peso. E sicuramente sono due giocatori che credo che oggi tutti noi, Caterina, possiamo fargli un grandissimo in bocca al lupo. Assolutamente, in bocca al lupo ragazzi, e venite da me se siete liberi. E prima ho detto che la Juve... L'ultima volta che ha vinto la Champions League era con questo signore, con Fabrizio Ravagna, e da allora niente. E allora metti caso invece quest'anno viene infranta la cosa, rivediamoci Ravanelli in Champions League. Non si può paragonare la vita a una partita di calcio, però io ho pregato Dio che mi desse una mano e devo ringraziare soprattutto lui perché mi ha fatto diventare soprattutto questa sera un giocatore molto importante e molto felice. Fabrizio Ravanelli, perché a livello calcistico a me piaci tanto Fabrizio? Perché tu sei riuscito ad emergere con Vialli, Baggio, Casiraghi, cioè, ma come hai fatto? Non avevano in realtà bisogno di te. No, e tu invece sei riuscito a essere invece una persona di un giocatore di punta della squadra. Sì, devo dire che sono arrivato come settimo attaccante, poi sono partito dalla Juventus come primo. Cioè, scusate. Mi riempie di orgoglio perché credo che sono riuscito, innanzitutto... Devo ringraziare Boniperti e Trapattoni che mi hanno permesso di approdare alla mia grande squadra, al mio sogno. Quando Boniperti ha chiamato tuo padre? Ma è stata veramente... Presidente della Juventus. Sì, chiamò una sera, in pratica alle 10:30 di sera d'estate, e mio padre non credeva che fosse uno scherzo.
E invece era la verità, il presidente, come succedeva una volta, prima di conoscere il giocatore voleva conoscere anche la famiglia. E credo che... Come quando uno chiede in sposa la propria figlia, è uguale, non ho capito. È uguale, cioè... è uguale. Credo che quel periodo sia stato un periodo fantastico, 4 anni indimenticabili alla Juve, perché sono stati 4 anni di successi che mi hanno permesso di crescere tantissimo, di formare una famiglia, di diventare uomo, e credo che la Juventus, al di là del discorso tecnico, sia, è stata ed è tuttora una scuola di vita per me, una palestra di vita. Però per colpa di questo passaggio ti chiamavano venduto a un certo punto. Ma no, io credo che la strategia della Juve, quando sono partito io, è partito Gianluca Vialli, è partito Paolo Sosa, poi con gli anni a venire sono andati via anche tanti giocatori importanti, da Vieri a Zidane, a Thuram, quindi è stata una strategia aziendale, come tutte le aziende, perché oggi le squadre di calcio sono aziende, e quindi è difficile oggigiorno pensare di poter avere un giocatore bandiera. Una volta poteva capitare, oggi è un po' meno. La difficoltà c'è perché le squadre devono gestire non più una società come una volta, ma un'azienda, e quindi devono far quadrare i bilanci. Ci sono tanti introiti, a livello di marketing è cambiato tantissimo, quindi il calcio da una volta è veramente... E tu hai usato strategia nel fare questo gesto durante... una partita cruciale, cioè l'ho scoperto stamattina contro il Napoli, guardate da allora Ravanelli come ha cominciato a esultare. Funzionava, alzavi la maglia per mostrare la canottiera della salute, non ho capito, cioè non era proprio il massimo. Ora questa canottiera tanto quanto è moderna, ma io ho visto quelle prime erano proprio le canottiere di lana, sì. Cioè mio nonno le usava, però. Fabrizio, ma perché? È successo in pratica, Caterina, che in una partita contro il Napoli, guarda caso contro il Napoli, e non stavamo giocando molto bene, e il mister all'intervallo ci disse, Marcello Lippi ci disse che dovevamo restare tranquilli perché anche nelle giornate non felici, avendo 11 campioni, potevamo vincere la partita anche negli ultimi minuti. E così è stato, che a 5 minuti un assist di Del Piero, mi serve una palla invitante, io a 5 minuti dalla fine faccio questo gol che decide la partita, e mi viene istintivo, non so per quale motivo, di andare incontro al mister e tirare la maglia sopra la testa. Non lo so. E da allora è stata sempre così, e mi ha contraddistinto questo gesto. Perché ci sono dei calciatori che poi appunto dopo i gol fanno un'esultanza alla loro maniera e li contraddistingue. Allora noi vogliamo giocare un po' con te, abbiamo invitato 3 importantissimi calciatori, e però hanno il punto interrogativo sulla maglia, quindi forse non sono così famosi, e in base alla loro esultanza dovrai dirmi di chi si parla. È andato anche il microfono, fantastico. E calciatori, venite da me. Bene, allora partiamo dal primo. Vediamo un po' il primo come segna e come esulta. La porta è vuota, così potete segnare tutti. Ah, io non ricordo, non mi viene in mente. Zitti, fermi, buoni, un attimo di fallo. Scusa, allora, segna. Ma poi non ci sono trombe, cose, no, niente. No, volevo capire. Segna, esulta bene. Sono emozionato perché sono qua, non mi torna in mente. Davvero non ti viene in mente? No, non mi viene in mente. Ma fai finta? No, è la verità. No, è il tupone! Ah, è già, è vero. È vero. 1-0 per Caterina. Ecco. No, avete visto la maglia? Scusate, per scoprire chi è. No, facciamo i complimenti alla Sartoria Rai.
E non è più il capitano da anni, eh? Rimane sempre nel cuore. Sempre nel cuore il capitano, va bene. Allora, prego, prossimo, vediamo come esulta. Gol! Vai! Cosa? Cosa hai fatto? Non si è capito neanche a casa. Lo puoi fare in camera? Fallo in camera, grazie. Onestamente così non... No, dai! Si mette così! Dai! Lo poi si guarda in giro. Tronfio. Tutto tronfo dei suoi muscoli, della sua... Balotelli! Bravo! Vediamo. E Balotelli. L'ultimo, l'ultimo. No. Ragazzi, se non indovina questo, si vede che... Montella, Montella. Ah, Montella, ce l'ha fatta. Vediamo. Abbiamo anche la moglie qui. Rachele, Rachele, vai a baciare. Vai a baciare Montella in diretta. Vai, vai a baciare tuo marito. Vai, bacio, bacio. Vida, ferma. Grazie ragazzi, grazie. Bello, bello. Hai un passato da calzolaio, dimmi Fabrizio. Sì, mio nonno faceva il calzolaio. E niente, un giorno... Niente, insomma, se fosse stata tua mamma. Mia mamma e mio papà un giorno mi regalarono un paio di scarpe che ci dovevo fare la comunione. E io prima di andare a fare la comunione sono andato a giocare a calcio qualche giorno prima con queste scarpe nuove e proprio così mi si aprirono le scarpe. Andai dal nonno che faceva il calzolaio e gli dissi: nonno, guarda che mi ha portato un paio di scarpe una vicina di casa che gli devi aggiustare assolutamente prima possibile perché il figlio gli servono per fare la comunione. Ah, non hai detto che erano le tue? No, assolutamente, no. Sennò non me l'avrebbe mai fatte, non me l'avrebbe mai fatte. Ma ti hanno scoperto? Dopo gliel'ho dovuto dire, perché quando aveva sistemato le scarpe voleva portarle per poter prendere i soldi. E io gli ho detto: nonno, guarda che le scarpe erano per me. Mannaggia, mi ha corso dietro tutto il tempo. Anche perché i tuoi genitori erano severi, soprattutto sì, il tuo papà. Severi. Ti ha anche spronato? Molto, molto, molto. È stato, la mia famiglia mi è stata molto dietro, è stato... lui, mia madre, mio fratello anche, che era più grande, anche nella... Nel periodo quando io sono passato dal Perugia all'Avellino e sono stati mesi difficili, però sono quei mesi che comunque ti aiutano a crescere, a diventare uomo. Fammi degli esempi. Sicuramente avevo 18 anni, sono uscito la prima volta di casa e non avendo più, come si dice, le mie cose ordinarie di tutti i giorni, stare da solo in un appartamento a 18 anni nel 90 non era facile, quindi ho sofferto un po' di solitudine, mi mancava un po' la famiglia, gli amici, la mamma, la mamma anche, dillo che ti mancava la mamma, tanto, vero? E poi sicuramente quell'esperienza mi ha maturato tanto, perché credo che oggi nella vita sono le esperienze negative che ti fanno crescere e ti fanno diventare uomo. Ma è vero che una volta in campo non avevi fatto proprio il massimo? Non avevi corso tanto e tuo papà, tornando a casa, ti lascia a metà strada e ti dice: ora corri, corri. Sì, perché in pratica mio papà doveva qualche volta abbandonare anche il lavoro per accompagnarmi a giocare a calcio a Perugia. Lui era un dipendente dell'Enel, la mamma lavorava da spagnoli, noi abitavamo in un paesino di 1000 abitanti che si chiama Mugnano e andare a Perugia spesso non passavano i pullman e quindi io, se non mi portava papà, dovevo andare con autostop e la domenica doveva privarsi di tutto, anche dei giorni, per portarmi a Perugia all'allenamento. E una domenica non mi impegnai molto alla partita, non avevo corso molto e lui si arrabbiò perché mi disse: le cose si fanno bene o non si fanno. E a 5 km dall'arrivo da casa mi fece aprire la porta, si fermò della sua 500 grigia e mi disse: adesso torni a casa a piedi, così fai quello che devi fare, così capisci quello che dovevi fare in campo.
Lui mi fece risalire, ma quel gesto ancora oggi è indelebile, perché credo che mio papà ha fatto tanti sacrifici, come credo tutti i genitori, per far sì che non avendo le possibilità di una famiglia, e quindi dovevamo, come si dice, arrivare a fine mese, e quindi mi ricordo ancora quando lui aveva 40 anni che si diplomò perito elettrotecnico per poter prendere quei 50 euro in più sullo stipendio, e quindi anche questa cosa per me mi faceva capire che nella vita devi raggiungere degli obiettivi sempre facendo dei grandi sacrifici. Pinna Bianca, senti cosa diceva il tuo papà e anche la tua mamma nel 99. Senta, ma com'era Fabrizio da piccolo? Ce lo racconta un po'. Guardi, fino a che non andava a scuola era calmissimo, poi è diventato un po' birboncello, era svelto, era un bambino tanto vivace, però molto buono. Ma perché era vivace? Ci racconti qualche... E lui giocava sempre col pallone, dormiva anche nel suo lettino. Se lo portava pallone. A letto il pallone? Sì, 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 lui amava tanto il pallone. Ecco, il papà ci voleva raccontare un episodio... Un episodio di generosità che ci tengo per far vedere che, insomma, insieme alla sua vivacità ci sono tanti lati positivi. Il nonno cercava un giorno la bicicletta, va in garage per prendere la bicicletta, si accorge che era senza sella. Dice: ma che è successo? Chi ha preso la sella? Chi ha preso la sella? Chiamiamo Fabrizio. Fabrizio, la sella della bici? Dice: babbo, l'ho data a un amico mio che non ce l'aveva. Ed è rimasto senza sella il nonno. È dura. Rivedere papà. Tuo papà non c'è più. È stato il tuo esempio, il tuo eroe, colui che ha sempre creduto in te. E prima tu l'hai detto, è stato anche severo. E quella severità ti ha aiutato poi a diventare il grande campione internazionale, perché abbiamo prima scherzato con la Juve, ma tu sei uno ad oggi dei... tra i calciatori italiani, tra i più importanti che ha giocato in tutta Europa. E sei partito da lì, dal tuo passino di Mugnano, Mileami, con il tuo papà che ti accompagnava. Quindi se ti emoziona e ti commuovi, non ti devi assolutamente sentire in imbarazzo, Fabrizio. Grazie. Andiamo avanti? Prossimo cassetto? Dici, non crollo mai, ora crollo qui in TV, lo so, colpa loro. Vediamo cosa c'è. Allora, c'è dell'acqua calda, vedi? Tazze. Facciamo merenda? Così. Perché dovevate stare anche molto attenti alla dieta. Sì. Non potevate neanche mangiare quello che volevate. È stata, lo è tuttora, è un discorso di nutrizione, di regole alimentari. Credo che sia stato sempre una cosa che mi sono imposto e mi impongo anche oggi per poter riuscire a essere sempre in forma, anche però qualche volta facevi merenda con qualcuno, camomilla e torta. Ma sì, sicuramente la sera, come si dice, in ritiro con spesse volte con compagni di squadra, anche con Andrea Fortunato, con il povero Andrea Fortunato, con tutti i miei compagni con cui ho condiviso la camera. Andrea è stato un ragazzo straordinario, perché ci siamo conosciuti innanzitutto a militare, poi abbiamo... Giocavate nella nazionale militare. Abbiamo vinto il sì. Militare avessero una nazionale. Sì, era una nazionale, siamo stati anche campioni del mondo. Vabbè, grazie, con tutti e voi dentro. No. Poi ci siamo ritrovati alla Juve, era proprio il destino, è stato un momento fantastico e abbiamo condiviso insieme spesse volte delle serate in camera a dividerci una parte di torta e a bere camomilla.
Lui si è ammalato di leucemia. Poi si è ammalato di leucemia e devo dire che lui è venuto a curarsi a Perugia, nella mia città. Io mi sono messo a disposizione, ho cercato in tutte le mie possibilità, piccole possibilità, di aiutare a lui e alla sua famiglia. E credo che sia stata una grossa perdita, non solo per il discorso calcistico, ma perché Andrea era un ragazzo straordinario, non sono parole di circostanze, ma anche di una famiglia veramente straordinaria, con principi, con una famiglia seria, professionale, con tutti quei valori che oggi sono importanti per poter portare avanti una famiglia. Andrea era un ragazzo straordinario. Tra l'altro lui morì un mese prima della finale del campionato, dove vincesse lo scudetto. Sì. E lo scudetto fu dedicato proprio a lui. E la commozione in campo era tanta. Lo rivediamo, così possiamo anche ricordare un ragazzo come lui. Juventus Cagliari dopo. Si festeggia il 23esimo scudetto e nel cuore di tutti batte ancora il ricordo di chi non c'è più. Quando un mazzo di fiori plana sul tricolore, è un ragazzo con i capelli bianchi a piangere di commozione. Il grande amico di Andrea, che ha cullato con noi il sogno della guarigione. C'è un sole. Ah sì. Beh, il sole rappresenta la mia famiglia, mia moglie, i miei figli. Quando non ha dubbi, è andato subito diretto. La moglie Lara, come l'hai conosciuta? In campo? In campo l'hai conosciuta? Vicino ai campi di calcio. Vicino al campo, vicino ai calci. Perché lei aveva suo fratello più piccolo, lo accompagnava a Reggio Emilia quando io giocavo nella Reggiana. E di solito lo accompagnava il papà Antonello, mio suocero, e quel giorno però era occupato e l'accompagnò Lara, Destino, e io l'ho conosciuta lì in quel giorno e da lì ho iniziato a tempestarla di telefonate. E lei? E lei era un po' restia, perché onestamente noi calciatori non è che abbiamo una grande fame. Questa grande fame, no, quindi... come marinai, poi non lo so. E quindi... Poi lei non era una grande appassionata di calcio, lo è diventata poi con il tempo. E dopo un anno e mezzo però è stato un amore incredibile, perché dopo un anno e mezzo che ci siamo conosciuti ci siamo subito sposati. E da Reggio Emilia io avevo firmato per la Juventus, qui sono insieme a lei, e al matrimonio a Reggio Emilia, a Cerredolo, a casa dei miei suoceri, di mia moglie, e credo che sia stato uno dei giorni più importanti della mia vita, perché Lara rappresenta insieme ai miei figli la cosa più importante, e quindi credo che è una donna straordinaria. Tre maschi, ora sì. La femmina. Non l'ho cercata. Non ci riesco. Tre maschi. Avete un cane femmina, una tartaruga? No, abbiamo un bulldog inglese, che anche lui è maschio. Ragazzi, cioè, allora secondo me è Lara che vuole essere l'unica donna. Sì. Sicuramente ha a che fare con quattro uomini in casa. Poi una santa donna, perché il primo figlio come si chiama e dove è nato? Luca è nato a Torino. Poi Mattia è nato a Marsiglia, quando giocavo nel Marsiglia. E l'ultimo, Carlo, quando sono tornato a Perugia a giocare gli ultimi anni a Perugia, è nato Carlo nel 2005. Cioè, capite? Una donna che ha partorito ovunque, praticamente. Non è che ha fatto i capricci, voglio tornare a casa dal mio ginecologo. No! Brava, Lara, sei una grande. A un certo punto tu, anche grazie alla tua capigliatura bianca da sempre... Sì. Da 14 anni in pratica. No, veramente. 14-15 anni, già iniziavo a avere i primi capelli bianchi, soprattutto qui a fianco. Come l'hai visto da 14 anni, sinceramente? Tranquillo, no, tranquillo, Fabrizio. No, veramente, non mi ha mai pesato questa cosa. Come mai? Sono sempre, perché mio povero papà e la sorella, mia zia Donatella, in pratica di famiglia, io mi ricordo mio papà quando mi portava dal pediatra a chiedere come mai mi venivano i capelli bianchi, e lui... Mi ricordo ancora che diceva che non c'era niente da fare, perché era il sangue uguale a quello di mio papà, e quindi niente, ho vissuto
questa situazione con molta, molta tranquillità. Non mi ha mai pesato il fatto di avere capelli bianchi. E di essere imitato? No, contento, no? Senti un po' questa imitazione. Ravanelli d'Italia, l'Italia se desta, come siete destati, amici italiani, un saluto con tanto entusiasmo dal vostro immenso Fabrizio Ravanelli, un saluto pieno di umiltà. E non voglio fare nomi e cognomi e casi personali, ma Fabrizio Ravanelli è incontro e ingendro a una grande ingiustizia, perché sono anni che Zoff non lo chiama, cioè una volta mi ha chiamato, telefona, tiro su, dico pronto, lui fa chi è Fabrizio Ravanelli, dico sì mister, a scusi ho sbagliato. Ma com'è questa storia? Non lo so, onestamente risentendomi spesse volte ho sempre detto, magari non so, voi esterni potete dire sì è uguale, io mi sembra che più che un umbro mi sembra un pochino un po' più marchigiano, onestamente. Hashtag vieni da me, stanno commentando da subito, sì, devo dire. Da subito, e ricordavano questa imitazione, perché subito c'è chi ha twittato Ravanelli che bomberone, colpa anche sua se tifo Juve. E l'imitazione di Joelle Dix della Jalappas era sublime. Eccola quella che abbiamo visto. Poi, scusate, Ravanelli e la Champions avviene da me. C'è uno juventino con l'emoticon con le lacrime, perché appunto ricorda i bei tempi andati. Ma dai, che ci quest'anno con Sarri sicuramente, con Higuain, con Ronaldo, però tutti questi campioni, arriverà la Champions. Ah, ecco, sottolineano anche la tua, insomma, la tua simpatia nei confronti della Champions, della Juventus, che starà per arrivare. Io amo scherzare e so che ci sono persone che si arrabbiano tantissimo sullo sport, però sinceramente fatemi scherzare, sono una napoletana delusa, e fatemi scherzare. Oggi non si sono arrabbiati, l'hanno presa sportivamente. Intelligenti, meno male. E poi un bellissimo tweet che dice, Ravanelli, ovvero quando essere campioni vuol dire anche essere campioni di umiltà, di bravura e sensibilità. E in maniera umile, fai vedere il meme a Ravanelli che poi deve tornare a Perugia. Allora, di calcio non capisco nulla. Non è vero, grazie a noi un po' di più. Non nulla, insomma, nulla più uno. Di film però qualcosa sì. E il tuo soprannome, Penna Bianca, mi ha ricordato un film della Littizzetto. Eccolo qui, Ravanello Pallido. Fabrizio, io mi scuso. No, tu che sei stato un grande campione, tu che continui ad essere anche un campione, perché lui pedala con la bici, ha fatto anche il modello. Sì, in passato. E ti piaceva? Ma è stata un'esperienza carina che comunque mi ha portato... Vedi, eh? No, scusami, visto che hai un abbigliamento adatto e sei molto elegante, noi abbiamo una canzone perfetta per farti sfilare. Ah. Mi vuoi mettere in difficoltà? Guarda, se vuoi sfiliamo insieme. Va bene. Alzati. Dobbiamo andare contro la 2. No, contro che regista. Contro la 2 e poi tornare. Ok. Va bene? Va bene. Prego, musica. Allora, dai, muoviti, chiedo. Sono il ballare, chiedo. Muoviti, chiedo. Dalla cugina, chiedo. Muoviti, chiedo. Sono il ballare, chiedo. Muoviti, chiedo. Continua da solo. Fabrizio Ravanelli! Pronto per la moda uomo a Milano e a Parigi. E adesso ci siamo. Prossimo obiettivo di Fabrizio Ravanelli uomo. Fabrizio Ravanelli uomo è quello di vedere i miei figli realizzati, avere una famiglia, trovare un lavoro con una stabilità familiare, anche se sono ancora giovani, però credo come uomo, come sportivo ho raggiunto tanti obiettivi, quindi ora la cosa che mi preme più di tutto sono i miei figli, e che è la cosa, è la mia vita insieme a mia moglie, più importante. Grazie davvero Fabrizio. Grazie di esserti raccontato. Grazie, devi scappare a Perugia. Devo tornare a Perugia dai miei figli, però è stato veramente un piacere. No, è un piacere per noi, davvero. Grazie. 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 Fabrizio Ravanelli, vai con la bandiera, Luca.